Michele, sì. Sembra di sì. Benissimo, grazie. Allora, cominciamo. Benvenuto a tutte e tutti a questo secondo incontro del seminario su Spinoza in Francia all'interno del più generale ciclo di seminari sulle ricezioni spinoziane curate dalla Societas Spinozana. Ora, il primo incontro ha visto la partecipazione di Pierre-François Moreau e di Claudio Daurizio, e si è parlato degli usi di Spinoza fra 8 e 900. Ora, appunto, come dicevamo prima, in barba ad una visione progressiva e lineare del tempo, oggi invece, procedendo a ritroso, piombiamo direttamente in età moderna con due autori che sono ovviamente splendono di luce propria, sono fondamentali per l'ideazione e la fissazione di una determinata immagine, una determinata rappresentazione storiografica di Spinoza. Mi riferisco a, appunto, andando a ritroso, a Voltaire, vivace polemista, brillante filosofo, eccetera, che di fatto ha contribuito a fissare alla vigilia della Rivoluzione francese l'immagine, fra le altre, di uno Spinoza cartesiano. E prima di lui, 50 anni prima più o meno, François Lamy, un benedettino cartesiano, che quell'immagine, quell'accostamento di Cartesio e Spinoza ha tentato in tutti i modi di scongiurarlo, con esiti incerti, e tuttavia con ciò producendo quella che è stata la prima traduzione in lingua francese della prima e della seconda parte, insomma, dell'Etica di Spinoza. Mi correggerà Elena. Ed è quella traduzione che Voltaire ha sotto mano quando per la prima volta incontra l'Etica di Spinoza, nell'edizione del 1731, curata da, insomma, in cui compare, oltre alla mia, anche Boulainvilliers e altro. Ora, insomma, io direi di non indugiare oltre, passerei la parola a Maria Laura Lanzillo, non prima di aver detto che Maria Laura Lanzillo è professoressa ordinaria di storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna, visiting professor all'Université de Montréal e all'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Si è occupata di temi legati alle passioni politiche, sicurezza, insicurezza, paura, ai concetti di utopia e distopia, di libertà e di tolleranza. A questo proposito, fra i molti studi, ricordiamo il volume del 2002, Tolleranza, nella collana del Mulino, Lessico della politica, un contributo sulla philosophie politique de Voltaire nella raccolta Voltaire Philosophe del 2017, e più di recente, nel 2020, un saggio sullo Spinoza di Voltaire, Se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo, apparso nel volume curato da Carlo Altini, La fortuna di Spinoza in età contemporanea. In età moderna e contemporanea, uscito per le edizioni della Normale, e questo ci conduce direttamente, come dire, quasi per mano all'argomento di oggi, un discepolo alquanto traviato di Descartes, lo Spinoza di Voltaire. Prima di passare la parola, ricordo, come sempre, chiedo a tutti di spegnere microfoni e telecamere e di accenderli solo al momento dell'eventuale discussione, previa registrazione con la solita funzione o con la richiesta in chat. Grazie, Maura Lanzillo. Grazie, grazie Fior Michele, grazie per l'invito a partecipare a questo seminario e grazie a tutte e a tutti per essere qui presenti oggi. Devo una serie di premesse prima di entrare nel mio argomento. Innanzitutto va detto appunto che io mi occupo di filosofia politica, e che quindi leggo Voltaire e vi presenterò anche la lettura che Voltaire fa di Spinoza da questo punto di vista. Quindi diciamo l'interesse che può avere o ha avuto Spinoza per Voltaire nell'ambito della costruzione della sua riflessione politica.
poi vedevo la spiegazione innanzitutto del titolo. Il titolo è chiaramente, si nota la penna velocissima, puntuta e sagace di Voltaire, che in pochissime parole ritrae chi è per lui Spinoza, appunto un discepolo alquanto traviato di Descartes. Voltaire parla così di Spinoza nell'ambito, all'interno della voce Dio-Dei, una delle voci dei quesiti sull'enciclopedia che Voltaire scrive fra il 1770 e il 1771. Quindi chi scrive è un Voltaire ormai anziano, molto anziano per l'epoca, perché Voltaire era nato nel 1694, morirà nel 1778. È inoltre un Voltaire che ha fatto un lunghissimo percorso di attraversamento di Spinoza e che proprio negli ultimi anni della sua vita si dedica particolarmente allo studio di Spinoza. E quindi vedremo in qualche modo l'immagine di Spinoza dal punto di vista della filosofia politica nelle opere di Voltaire un pochino cambia. Anticipando qualcuna delle mie conclusioni, all'altezza dei quesiti sull'enciclopedia in cui Spinoza appare come un discepolo alquanto traviato di Descartes, e quindi di fatto per Voltaire un materialista, in quanto spesso Voltaire nei suoi scritti individua nella triade Descartes, Hobbes, Spinoza, la triade dei materialisti. Questo Spinoza appunto è traviato perché è, oltre che materialista, in realtà è un filosofo oscuro, che si capisce pochissimo quello che dice, e in questa sua oscurità cade costantemente in errore, ma ormai, e questa sarà la novità dell'ultimo Voltaire, non è più un filosofo pericoloso per la politica, pericoloso per l'ordine sociale. Vedremo invece chi sono i pericolosi, ma andiamo con ordine. Mi servono, se avete la bontà di darmi il tempo, ancora da fare due premesse che bisogna ben tenere in considerazione quando si studia il rapporto di Voltaire con i filosofi del passato. Intanto Voltaire, più che un filosofo, lo definirei un filosofo. Cioè Voltaire, certamente, lo sappiamo tutti, il prototipo della figura dell'intellettuale moderno. Dunque di quell'intellettuale che fa della propria scrittura non solo un'importante riflessione teorica, ma diventa in qualche modo anche la propria attitudine civile e lega il lavoro di scrittura a un particolare modo di azione, e ciò fa sì che questo modo di scrittura sia caratterizzato da un atteggiamento di assoluta libertà filosofica nei confronti delle idee ricevute dalla tradizione. Voltaire assolutamente si comporta così nei confronti delle idee filosofiche. Come sappiamo, Voltaire scrive tantissimo, ma tutti i suoi scritti sono quasi sempre scritti di occasione che egli compone o ha l'idea di comporre nell'infuriare della battaglia politica condotta contro gli assetti politici, istituzionali, culturali, tradizionali dell'ancien régime. E tuttavia al tempo stesso, almeno io così li leggo, mi appaiono anche scritti capaci di elevarsi a livello di una riflessione metafisica sui grandi temi della filosofia: Dio, la natura umana, la libertà, le leggi, la giustizia. Quindi, e questo è da tenere ben presente quando si affrontano i testi voltairiani, Voltaire indirizza costantemente il lavoro filosofico verso l'azione di riforma in campo politico e sociale. E dunque la riflessione filosofica per Voltaire è sempre una riflessione politica e militante. E a questo modo di lavorare indirizza anche il confronto sia
con i filosofi del passato, sia con la riflessione a lui contemporanea. È noto appunto per chi legge Voltaire che costantemente si trova un continuo confronto sia con la filosofia classica, in particolare con lo stoicismo e l'epicureismo, che sono le due tradizioni che studia di più, sia con le nuove idee filosofiche che venivano dall'Inghilterra, che lui aveva conosciuto in Inghilterra, Locke e Newton soprattutto, che affianca al cartesianesimo della tradizione francese e al razionalismo. Costruendo così quello che potremmo definire il nodo concettuale sincretico che sta alla base della sua azione politica. Seconda questione, bisogna tenere sempre presente che quando Voltaire tratta di Spinoza, si occupa di Spinoza, si interessa a Spinoza e lo fa nell'ambito della polemica sull'ateismo. Brevemente, per dare alcune coordinate, la Francia del XVIII secolo è attraversata anche, animata anche da una discussione sotterranea e clandestina, ma molto fervida, sull'ateismo. Questa discussione è dominata da due fonti filosofiche principali. Da una parte quella che viene dalla discussione sviluppata in ambienti libertini, la quale a sua volta affondava le sue radici teoriche nell'aristotelismo filtrato da un lato attraverso il naturalismo italiano, in particolare diciamo, una tradizione che veniva da Tommaso Campanella, e dall'altro dallo scetticismo di Montaigne e Charron. Ma l'altra fonte del dibattito sull'ateismo francese nel XVIII secolo è l'eliocentrismo di Galileo e Keplero, che aveva permesso a Newton, nei principi a matematica, di dimostrare la legge di gravitazione e quindi di offrire una comprensione del cosmo del tipo scientifico-razionale, una comprensione che non aveva più bisogno del ricorso a Dio, quindi del postulare l'esistenza di Dio, per essere spiegato. Tuttavia, nel XVIII secolo francese l'ateismo non è solo una discussione metafisica. Ma ascolta, posso lasciare qua che domani la riuso? Grandissimo. C'è qualcuno che deve spegnere l'audio, forse. Sì, abbiamo staccato. Ok. Non è solo una discussione metafisica, non è solo una questione morale, come era stata nei secoli precedenti, ma diventa anche e soprattutto fortemente una questione politica. Perché il discutere sulla possibilità dell'esistenza di una società di atei investe profondamente in quel secolo la questione dei rapporti fra religione e politica. E questa discussione è tesa soprattutto politicamente a rompere quel legame politico e giuridico fra reato e peccato su cui si sosteneva l'antico regime. Quindi nel XVIII secolo tutto il dibattito sull'ateismo va a intrecciarsi con quella lunga lotta di rivendicazione della tolleranza come arma politica, di cui Voltaire sarà il grande campione, tolleranza su cui ci si proporrà di costituire uno Stato fondato sull'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, indipendentemente dal loro credo religioso. In questo contesto ha una grande diffusione in Francia il libello, il Trattato dei Tre Impostori, sottotitolo La vita e lo spirito del signor Benedetto Spinoza, un libello probabilmente prodotto in ambienti calvinisti olandesi. Anche Voltaire legge e conosce questo libello, addirittura questo libello dedica un poemetto, l'epistola all'autore del libro dei Tre Impostori, composto nel 1768, in cui attacca duramente l'autore dell'anonimo libello perché colpa dell'autore di questo libello aver scritto facendosi veicolo di ateismo che per Voltaire è pericoloso socialmente. Dunque, questo è il contesto in cui matura l'attenzione di Voltaire per Spinoza.
E quindi dedicherò la, diciamo, quella che ormai è già la seconda parte del mio intervento, non tanto a cercare di stabilire se la lettura che Voltaire fa di Spinoza sia filologicamente o filosoficamente corretta, quanto che Voltaire fa un uso sapiente di Spinoza, della sua vicenda, ma anche della sua fama, per, diciamo in qualche modo, aggiungere un mattone alla costruzione della sua proposta politica contro l'oscurantismo e il fanatismo in nome della riforma, Voltaire voleva la riforma delle istituzioni dello Stato in un senso che noi oggi, a secoli di distanza, potremmo definire laico. E veniamo a vedere che cosa ha letto veramente Voltaire di Spinoza. Voltaire conosce in prima battuta, lo ricordava prima tra i testi importanti, Fior Michele, conosce in prima battuta l'Etica, che legge grazie ai passi che erano contenuti nella Réfutation des horreurs de Benoît de Spinoza, che era un volume apparso nel 1731 e che conteneva testi di Fénelon, del padre Lamy e di Boulainvilliers. Questa operazione, che non era tanto una confutazione, come diceva il titolo, quanto una riesposizione in modo non geometrico di alcune delle parti del testo di Spinoza, permise il diffondersi delle idee di Spinoza in Francia e insieme all'altro grande testo che è la base di questo dibattito, che è l'articolo Spinoza del dizionario storico-critico di Bale, costituisce la base per la diffusione dello spinozismo in Francia nel XVIII secolo. Solo molti anni più tardi, Voltaire già all'inizio degli anni 30, quando esce, conosce subito questo testo, solo molti anni più tardi, negli anni 60, Voltaire conoscerà anche, leggerà anche il trattato teologico-politico, perché lo legge in quell'epoca, siamo ormai appunto nell'infuriare della battaglia per la tolleranza, e il trattato teologico-politico era un testo molto diffuso negli ambienti in cui si discuteva di tolleranza, anche se, come noto, non sia un testo sulla tolleranza, ma in quel momento, negli ambienti francesi che discutono di tolleranza, viene letto e in esso vi si ritrovano elementi per sostenere una tolleranza fondata sull'idea che esiste un essere eterno e necessario e impassibile, da opporre al Dio delle religioni rivelate. Possiamo dire quindi che in qualche modo Voltaire, come la gran parte degli ambienti filosofici francesi del Settecento, a lungo ha avuto una conoscenza più che di Spinoza, dello spinozismo e quindi di quella branca di riflessione, parte di riflessione su Spinoza, che di Spinoza in quel momento esaltava soprattutto l'ateismo materialistico e il determinismo. Ecco perché appunto all'inizio vi dicevo lo mette nella triade dei materialisti. In qualche modo il nome di Spinoza accompagna tutta la riflessione volteriana, perché si trovano citazioni di Spinoza negli scritti di Voltaire fin dagli scritti degli anni 30. Uno dei primi scritti è un'ode, si chiama Ode al fanatismo, è un testo del 1732, in cui Voltaire, è un testo in versi, in cui Voltaire scrive: Spinoza fu sempre fedele alla legge pura e naturale del Dio che aveva combattuto, se non ebbe la chiarezza del saggio, ne ebbe il cuore e la virtù. In questi scritti, di cui appunto vi ho letto una rapidissima citazione, diciamo che la citazione di Spinoza ci suggerisce più che un reale interesse di Voltaire nei confronti del filosofo olandese, l'evidenza di un topos letterario diffuso che circolava e che ritroviamo anche nei testi volteriani, che veniva dalla lettura della voce della voce Spinoza del dizionario di Bale e che faceva di Spinoza la figura dell'ateo virtuoso.
In questi anni Voltaire rigetta decisamente, appunto siamo negli anni 30, Voltaire rigetta decisamente l'ateismo filosofico a cui contrappone la religione naturale deista. Il Dio di cui parla Voltaire nei suoi scritti sulla religione naturale è di fatto il Dio di Newton, che è un Dio che gli è funzionale, ecco il pragmatismo, no? Sempre lo sguardo pragmatico e pratico di Voltaire, gli è funzionale sia per tutta una serie di posizioni sulla metafisica che egli sosterrà nei suoi scritti di questi anni, sia soprattutto per le posizioni politiche, perché il Dio naturale, universale e indifferente, diventa un necessario punto di riferimento sul quale fondare la convivenza sociale e politica. Tuttavia, dopo, da una parte, man mano che Voltaire entra nella battaglia politica per la tolleranza, dall'altra, dopo l'impressione devastante del terremoto di Lisbona, Voltaire aumenta, impittisce il suo impegno politico per la tolleranza e contro l'infam, e in questo suo importante lavoro teorico e politico al tempo stesso, e giuridico, perché Voltaire si trova, come è noto, a difendere anche in tribunale le cause di perseguitati per questioni religiose, Voltaire trova in Spinoza qualche modo un autore utile, molto utile per le sue posizioni. E quindi il confronto con Spinoza a partire dagli anni 60 diventa sempre più attento e pressante, al punto appunto che un grande studioso come Paul Azar ha sostenuto che di fatto a partire dalla metà degli anni 60 Spinoza diventa una sorta di ossessione per Voltaire. Che quindi inizia un serrato confronto con i testi dell'olandese, ma va detto che nonostante questo serrato confronto che lo accompagnerà fino alla morte, Voltaire non capisce pienamente Spinoza, la filosofia di Spinoza, perché sono filosofi che hanno posizioni metafisiche troppo distanti, e quindi tutta una serie di questioni per a Voltaire non risultano chiare, ma d'altra parte questo non è il suo interesse, perché in realtà Spinoza serve sempre di più a Voltaire per la discussione sull'ateismo. Dei tanti passi e testi in cui possiamo trovare il raffronto con Spinoza, mi concentro sui due testi più lunghi che il filosofo ha dedicato all'olandese. Uno, lo citavo prima, è la terza parte della voce dei Dio dei dei quesiti sull'enciclopedia, che è appunto dedicata intitolata Esame di Spinoza, e l'altra è il dubbio 23 del filosofo ignorante, che anche questo dubbio è intitolato Spinoza. Guardiamo prima il filosofo ignorante. Nel filosofo ignorante, lo dice il titolo, Voltaire vuole comprendere la realtà secondo ragione, seguendo ancora una volta l'insegnamento dell'empirismo inglese. In questo testo Voltaire si interroga sui limiti della possibilità umana di conoscere e sulla necessità dell'esistenza di Dio. Quindi nella seconda parte presenta ironicamente, col suo stile pungente, i principali sistemi metafisici sia del suo tempo sia degli antichi, per arrivare poi a concludere nell'opera con la formazione della morale universale di nuovo e della religione naturale. L'analisi dei sistemi metafisici inizia da quello di Spinoza. Spinoza, in questo testo, il sistema di Spinoza viene letto seguendo il giudizio che ne aveva dato Bayle, e questo lo viene detto esplicitamente perché Voltaire
sostiene che Bale ha scoperto, cito direttamente, il punto debole di questo castello incantato. Dunque, il sistema di Spinoza è un castello incantato. Vide che in realtà Spinoza compone il suo Dio di parti, sebbene egli sia costretto a ritrattarlo spaventato del suo stesso sistema. Spinoza non riconosce alcun Dio, egli ha probabilmente impiegato questa espressione, ha detto che bisogna servire ed amare Dio solo per non intimonire il genere umano. Egli appare ateo in tutta la forza di questo termine. Dunque, il Dio di cui parla Spinoza in realtà non è un Dio, perché, come ha mostrato Bale, che però di Spinoza non coglie la distinzione fra modi e parti, è a un tempo astro e zucca, pensiero e letame, si mangia e si digerisce da solo, no? Dunque, Spinoza è rimasto vittimo del proprio spirito geometrico che lo ha fatto cadere nell'assurdità. Tuttavia, proseguendo nella lettura del dubbio 23, ci rendiamo conto che già, quindi un pochino sta già cambiando l'atteggiamento di Voltaire nei confronti di Spinoza, il vero obiettivo polemico di queste pagine non è propriamente Spinoza, perché poi Voltaire aggiunge che si sbaglia, sì, ma si sbaglia davvero in buona fede, ma gli spinozisti moderni, cioè tutti coloro che utilizzano Spinoza per veicolare l'idea che vi sia una sola materia che spiega l'origine di tutte le cose, e per Voltaire questa idea, se si diffonde nella società, diventa pericolosissima per la tenuta dell'ordine sociale, perché appunto non ci sarebbe più un principio a cui ancorare il rispetto delle leggi e la giustizia. Quindi questo è l'obiettivo di questo dubbio. Spinoza si sbaglia, Spinoza è ateo, però è in buona fede, sono in cattiva fede quelli che se ne servono. Ritorno allora da dove ho iniziata, la voce dei quesiti. Nelle prime due parti della voce Dio, Dei, dei quesiti, Voltaire sostiene che Dio non è un'idea filosofica, ma è un prodotto di quel sentimento, di quella logica, dice Voltaire, che si sviluppa con l'età anche negli uomini più rozzi, e ritrova infatti in tutte le società antiche la presenza dell'idea della divinità. Tutti hanno riconosciuto l'esistenza di un essere supremo che per Voltaire è sempre lo stesso, nonostante i diversi nomi che gli sono stati dati. La terza parte, appunto, si arriva alla terza parte, la terza parte è dedicata a Spinoza, dove Spinoza di nuovo appare come un ateo, ma un ateo diverso da tutti quelli dell'antichità, perché scrive Voltaire testualmente: Spinoza non può fare a meno di ammettere un'intelligenza che agisca nella materia facendo tutt'uno con essa. Ecco, è qui che Spinoza diventa il discepolo alquanto traviato di Descartes, perché credeva che Dio fosse l'intera natura. Tuttavia, questo errore, che per Voltaire dal punto di vista metafisico è gravissimo, però non gli ha impedito di credere comunque nell'amore di Dio per se stesso. Per sostenere questa lettura di Spinoza, in queste pagine Voltaire si appoggia di nuovo a Bale, ma si appoggia in un modo diverso da come si era appoggiato nel Filosofo ignorante. In queste pagine Voltaire si appoggia a Bale per sostenere che Bale si è sbagliato, Bale ha frainteso Spinoza. Ma perché si è sbagliato e ha frainteso? Perché Spinoza è oscuro, non si capisce. Dunque la critica di Voltaire a Spinoza in queste pagine è rivolta non più al suo presunto ateismo, ma al suo modo di filosofare. Scrive Voltaire: Spinoza non sempre aveva idee chiare. Nel gran naufragio dei sistemi, egli si salva aggrappandosi ora a una trave, ora a un'altra. Questa debolezza lo rende simile a Malebranche, ad Arnaud, a Bossuet, a Claude, che talvolta nelle loro polemiche si sono contraddetti. Egli era come tanti metafisici e teologi. Quindi Spinoza, nei quesiti, non è più l'avversario di Voltaire, anzi,
Voltaire gli riconosce anche che qualcosa l'ha capito, cioè che esiste, scrive Voltaire, un'intelligenza agente nel gran tutto che costituisce la natura. E allora cosa si deve il cambio di rotta? Spinoza non è più il pericoloso ateo che può diffondere idee atee pericolose per la tenuta dell'ordine sociale. Uno dei più importanti studiosi di Voltaire, René Pomeau, lo attribuisce al fatto che a questo punto Voltaire, la differenza è data dal fatto che Voltaire ha letto il Trattato Teologico Politico e che in questo momento allora Spinoza diventa una delle fonti di Voltaire, esattamente allo stesso modo delle altre fonti che Voltaire usa, cioè Voltaire crede di trovare in Spinoza quello che gli serve per la sua battaglia. Cosa gli serve in questo momento nell'infuriare della battaglia per la tolleranza e contro l'infam? Un Dio. Un Dio che vada contro e possa sostituire il Dio persona delle religioni rivelate. E a riprova del fatto che Voltaire, ragionando in questo modo, se continuiamo nella lettura della voce dei quesiti, vediamo che la quarta parte è dedicata a quello che è diventato il reale nemico di Voltaire, nemico anche politico di Voltaire in questo momento, vale a dire il sistema della natura del barone d'Holbach, che guarda caso era proprio uscito nel 1770. È il sistema della natura, il testo davvero pericoloso. Perché d'Holbach è più pericoloso di Spinoza, quello appunto che era stato tacciato di ateismo? Perché, scrive Voltaire in queste pagine, non ci sono 10 persone in Europa che vi, cioè voi Spinoza, leggano dall'inizio alla fine, benché siate stato tradotto in francese. Chi sono invece gli autori pericolosi? Quelli letti dai fannulloni delle corte e dalle dame, cioè d'Holbach. Se Voltaire può condividere con d'Holbach il fatto che il fanatismo è molto più pericoloso dell'ateismo filosofico, e infatti scrive: Spinoza non ha commesso neanche una cattiva azione. Châtel e Ravaillac, devoti entrambi, assassinarono Enrico IV, nella, diciamo, pantheon di Voltaire, il campione della tolleranza. La pericolosità dell'ateismo di d'Holbach appare ben più grave di quello di Spinoza, perché mentre appunto Spinoza non lo riesce a leggere nessuno, il sistema della nature è stato prodotto all'interno di un nuovo clima culturale, diffuso dalla propaganda dei lumi delle enciclopedie, e quindi può giungere anche al popolo. Questa, diciamo, è la parabola della lettura, ovviamente tagliando con l'accetta, visti i tempi, della lettura volteriana di Spinoza. Per rispondere in due battute e concludere al perché, alla domanda ma perché Voltaire legge Spinoza, è che secondo me Voltaire legge Spinoza perché riesce a inserire Spinoza nella sua specifica filosofia politica, che è, come dicevo prima, una filosofia sempre militante. La polemica di Voltaire contro l'ateismo e la confutazione dei sistemi metafisici, tra cui quello di Spinoza, ritenuti veicolo di ateismo, non è la polemica in nome dell'affermazione di una verità trascendente metafisica, che oltretutto Voltaire crede irraggiungibile, ma in nome della tutela dell'ordine politico, che è la tutela dell'ordine politico, appunto persa la verità trascendente, appare a Voltaire l'unica garanzia di pace per gli uomini. Dunque la polemica contro i sistemi materialisti è condotta in nome dell'influenza dannosa che l'instaurarsi dell'ateismo può avere presso i sovrani. E questo spiega anche perché, da una parte, Voltaire accolga in linea teorica l'affermazione di Bayle della possibilità dell'esistenza di una società di atei, che per Voltaire è dimostrata storicamente dalla Repubblica Romana, e anche della minor pericolosità, vi ho letto la battuta prima, dell'ateismo rispetto all'idolatria e al fanatismo. Ma dall'altra parte, nell'urgenza della battaglia politica per le riforme in Francia, Voltaire si trova a combattere l'ateismo e a affermare la necessità della religione, una religione che è la religione naturale, cioè una religione non cristiana,
come necessario strumento di stabilità sociale, garanzia della validità dei giuramenti, come aveva insegnato Locke, che sono alla base dell'ordine politico e della virtù del sovrano. La battaglia di Voltaire sarà sempre una battaglia per le riforme e non in nome di una rivoluzione. Su questo, diciamo, è molto chiaro il testo voltairiano. E infatti, come scriverà nell'epistola all'autore del libro sui tre impostori, l'ateo da biblioteca è quasi sempre un filosofo tranquillo, il fanatico è sempre uno scalmanato, mentre l'ateo di corte, il principe ateo, potrebbe essere il flagello del genere umano. Con questo io vi ringrazio per la pazienza e l'attenzione. Grazie, grazie molto per questa disamina su più livelli della posizione di Voltaire rispetto a Spinoza. C'è da dire che sembra proprio che l'irruzione sul panorama intellettuale del sistema della natura di Holbach abbia creato scompiglio in diversi ambienti, non solo negli ambienti confessionali, ma anche fra le fila di quanti erano sospetti, ecco, di irreligiosità. Io direi di passare, lasciando poi le domande al termine della seconda relazione, all'altro discepolo, com'era il discepolo traviato di Cartesio, cioè François Lamy, e alla sua autorevole interprete. Ho il piacere di introdurre quindi la seconda relatrice, Elena Rapetti, ricercatrice di storia della filosofia presso l'Università Cattolica di Milano, università in cui insegna anche istituzioni di storia della filosofia, studiosa di filosofie cartesiane e anticartesiane, Jean-Baptiste Duhamel, Levallois, e autrice di vari studi, in particolare sulla figura di Pierre Daniel Huet, cui pure ha dedicato nel 2018 un'importante monografia che porta il titolo non poco accattivante alla... come dire, per quanti sono soliti frequentare i seminari della Societas, La stanza degli specchi, Descartes e Spinoza nella corrispondenza di Pierre Daniel Huet. Non sapevo poi delle sue ricerche su origine e sui dibattiti seicenteschi sull'origenismo, come molte altre cose non so, visto a proposito di autori in odore di scetticismo, ragion per cui non mi attardo oltre e passo la parola a Elena Rapetti per la relazione di oggi dal titolo Lo Spinoza di François Lamy. Allora, grazie Pier Michele, mi sentite? Sì. Bene, grazie alla Societas per avermi accolta e grazie a tutte voi e a tutti voi che siete connessi. Io condivido il mio schermo e vedo se riesco a partire con la presentazione. Ecco, lo vedete? Va bene? Mi vedete? Sì, sì. Perfetto, sì. Benissimo. Allora, il benedettino François Lamy è autore della prima confutazione francese di Spinoza, ovvero Le nouvel athéisme renversé, une réfutation du système de Spinoza tiré pour la plupart de la connaissance de la nature de l'homme, opera che viene pubblicata solamente nel 1696, ma composta almeno nel suo nucleo originario, quello della confutazione selon la méthode de Geometre, nei primi anni Ottanta del secolo. Ricordo solo qualche dato saliente riguardo alle vicende editoriali di questo testo: il supporto di Bossuet alla pubblicazione, due tentativi falliti di ottenere il privilegio da parte della Sorbona, prima nel 1687 e poi nel 1689 con la mediazione di Mabillon, la richiesta da parte dei censori di aggiungere alla confutazione more geometrico una confutazione adatta a tutti, suivant la méthode commune. Quelli in cui il benedettino aveva iniziato la sua risposta a Spinoza erano gli anni delle cosiddette persecuzioni del cartesianismo, anni molto difficili anche per lo stesso Lamy, che per le sue simpatie cartesiane nel 1689 viene destituito da ogni carica dell'ordine e definitivamente dichiarato ineleggibile per volontà di Luigi XIV. Nel culmine della lotta anticartesiana in Francia, non stupisce che si dovesse lasciar campo alla tesi laimiziana che il cartesianismo aveva prodotto lo spinozismo. Il 1689 è l'anno d'uscita della censura filosofica cartesiana di Huet
e in quel testo si poteva trovare in buona sostanza scritto che Descartes nuoce alla fede e che Spinoza non è altro che il volto smascherato di Descartes. Non stupisce nemmeno che nel 1691 una nuova campagna reale richiedesse ai professori di filosofia dell'Università di Parigi di firmare un formulario anticartesiano. Nel silenzio in cui di fatto Lamy era stato ridotto, lavorò alle sue grandi opere. Nel 1694 vedono la luce La vérité évidente de la religion chrétienne, i primi due trattati della connaissance de soi-même, ma Lamy continua anche ad arricchire il suo scritto contro Spinoza, aggiunge alla confutazione geometrica una réfutation selon la méthode commune, un parallelo tra i principi di Monsieur Descartes con quelli di Spinoza, un parallelo della religione e della morale di Spinoza con la religione e la morale di Gesù Cristo e una réfutation dell'errore di Spinoza sulla possibilità dell'incarnazione. Alla fine, finalmente, nel 1696, Le Nouvel Athéisme Renversé vede la luce, riscuote le lodi di molti, di Bossuet, di Fénelon, che acconsente a pubblicare la sua lettera confutazione di Spinoza in appendice al testo, e passa invece completamente sotto silenzio per quanto riguarda Bayle. Inserito all'interno dell'elenco delle risposte a Spinoza da parte cartesiana, quindi se lo mettiamo insieme agli scritti di Poiret, di Jacquelot, di Régis e di Fénelon, Le Nouvel Athéisme Renversé potrebbe certamente apparire, in un certo senso lo è, una più o meno riuscita tra le difese del cartesianismo dall'accusa di continuità con lo spinozismo. Peggio ancora, potrebbe essere visto come una sorta di compito che in quel frangente occorreva che un cartesiano si assumesse e che Lamy, almeno in termini cronologici, in Francia si assunse per primo. Eppure Spinoza non può essere considerato per Lamy come un mero regolamento di conti all'interno della querela sul cartesianismo, perché questa lettura non tiene conto di un dato di fatto persino banale, cioè che Lamy non è soltanto un filosofo cartesiano, ma è anche un monaco benedettino. Quindi se scorriamo l'elenco delle sue opere, troviamo che le preoccupazioni di natura apologetica la fanno da padrone. Lamy, come anche Fénelon, congiunge cartesianismo e apologetica nella misura in cui la sua difesa della religione cristiana contro gli increduli, vedremo a breve cosa comprenda questa macrocategoria, è condotta sulla base della ragione e della metafisica cartesiana. Quindi, con buona pace di Ciro Sinofonte, che nella sua monografia su Lamy, Il cogito offuscato, scrive: non ci sono elementi che fanno pensare ad un suo particolare interesse per Spinoza, Lamy si interessa e come al filosofo olandese, che gli resta ben presente, ben oltre Le Nouvel Athéisme Renversé. Ad esempio, il benedettino parla di Spinoza nei primi Éléments de Science, scritto nel 1706, e l'ombra di Spinoza aleggia nel denso carteggio con il giovane Saint Laurent, che si colloca negli anni 1708-1710. Si potrebbe anche forzare la mano e spingerci a leggere l'intera produzione di Lamy come un'alternativa al sistema spinoziano. Se guardiamo da vicino il piano che Lamy si propone nella prefazione dell'Incrédule amené à la religion par la raison, testo che scrive un anno prima della morte, nel 1710, troviamo che per abbattere le principali difese dell'incredulità intende muovere dall'idea di Dio, bien prise et bien établie, poi dalla considerazione dell'uomo. Da questi due elementi nascono le verità della morale e trovata la legge divina che alberga nel cuore degli uomini, si giunge all'amore di Dio che ne deriva. Quindi questo schema, che ricorda le parti dell'etica, non è poi così diverso da quello che Lamy segue nella confutazione volgare di Spinoza del Nouvel Athéisme Renversé, dove trova nella conoscenza dell'uomo, come l'ha definito, l'ha descritto nella De la connaissance de soi-même, lo scoglio contro cui si infrange lo spinozismo. Che il numero di seguaci di Spinoza crescesse, che i suoi errori avessero fatto girare la testa a molti giovani, è un cruccio che non abbandona Lamy, impegnato da sempre nella sua battaglia di cristiano contro l'ateismo e l'incredulità.
e le armi che rivolge contro costoro sono quelle che la metafisica cartesiana gli aveva messo a disposizione. Quindi il Cartesio che Spinoza mette, che Lamy mette in campo contro Spinoza, non è tanto un Cartesio ad hoc per l'occasione, quanto il suo Cartesio, cioè quel Cartesio che, come ha scritto Maria Grazia Zaccone, era consonante agli autori della spiritualità del Benedettino. Quindi in Cartesio Lamy ritrovava Agostino, ritrovava Anselmo, ritrovava quel filosofo che con la sua metafisica aveva da un lato riconquistato l'autonomia della nuova scienza e dall'altro la dipendenza dell'ordine creato da Dio. Ma chi è Spinoza secondo Lamy? Ma senza dubbio è un empio. Le occorrenze di Ampi nel Nouvel Athéisme renversé sono 15 e Empio è il suo sistema, un sistema Ampi. È un ateo? Ecco, questo termine rivolto a Spinoza compare solamente 4 volte nel Nouvel Athéisme renversé e solo 2 volte gli è attribuito in maniera perentoria. Lo chiama notre athée e, a proposito del discorso di Spinoza sui miracoli, si stupisce Lamy che anathé donne de preservatif contro l'ateismo. Eppure si potrebbe dubitare del fatto che Spinoza sia ateo, perché scrive nel Nouvel Athéisme renversé: Spinoza ha reconnu un Dieu, l'ha riconosciuto. È un deista? Lamy si pone la questione sia nel Nouvel Athéisme renversé sia nella Crédule amenée à la religion e la risolve alla stessa maniera. Non c'è molta differenza tra non riconoscere alcun Dio e riconoscerne uno sul modello di quello spinoziano. È vero che nella Vérité évidente de la religion chrétienne Lamy aveva fatto notare che non c'è nessuno, è difficile trovare qualcuno che dubiti dell'esistenza di un Dio. Nous ne sommes plus dans les temps des athées, non siamo al tempo degli atei, scrive. Cioè è difficile trovare quelli che chiama athées d'esprit, che negano l'esistenza di Dio. Piuttosto ci sono degli athées de cœur, cioè quelli che a causa della corruzione del loro cuore desiderano che Dio non esista. Per Lamy, fondamentalmente, l'uomo non può restare senza una forma di religione. E allora anche Spinoza, per quanto sovverta, stravolga ogni religione, il Benedettino si serve dei termini renversement, bouleversement, per quanto svuoti la religione di ogni contenuto veritativo, pronando differenza religiosa, Spinoza propone un simulacro di religione, un fantôme de religion, che per le sue caratteristiche, un Dio materiale che non esige un culto, salvezza e santità che derivano dall'esercizio della propria autoconservazione, non può che risultare particolarmente attrattivo agli occhi dei libertini. Malgrado spinozisti e libertini condividano dei tratti comuni, Lamy però non li identifica, mentre spesso li affianca in un elenco. Ad esempio scrive: confond les spinozisti e les libertins, que les libertins que les spinozisti, les incrédules, les libertins, les spinozisti. Gli spinozisti direi che figurano piuttosto come un tipo particolare di increduli, dove incredulo è il genere e spinozista la specie. Ad esempio, nell'elencare i punti di impossibilità dell'incarnazione adotti dagli increduli, gli spinozisti aggiungono il loro argomento, cioè quello che è impossibile che il tutto diventi parte e che una sostanza si faccia a modo. A parere di Lamy, i libertini mirano sostanzialmente a liberarsi dei doveri di una morale come quella cristiana, così scomoda per l'amor proprio, per le inclinazioni naturali. E per far ciò occorre loro evidentemente sovvertire l'idea comune di un Dio saggio, provvidente, legislatore, e anche quella dell'uomo, un uomo creato libero e dotato di un'anima immortale. In Spinoza trovano tutto questo in maniera particolarmente soddisfacente quei libertini che Lamy chiama i libertins spirituels, cioè quelli che si vantano di arguzia, di precisione, di filosofia. Per quanto bizzarro, per quanto ridicolo, Lamy si serve del vocabolario della stravaganza, della follia, dell'ironia. Spinoza est extravagant meditatif, extravagant système, extravagant paradoxe, raisonnement extravagant, plaisant Dieu. Il Benedettino però
è ben conscio di essere davanti a un nuovo ateismo e che quello che Spinoza delinea nell'Etica è un nuovo mondo, le nouveau monde de Spinoza. Senza dubbio, quanto ai contenuti, si tratta di una novità relativa. Tesi come quelle avanzate da Spinoza, necessitarismo, fatalismo, naturalismo, sono già state sostenute in passato e singolarmente confutate. Nell'incredulità la menée à la religion par la raison, Lamy ricorderà Strabone, per esempio, tra gli altri naturalisti o materialisti. Quanto invece alle contiguità con le dottrine cinesi, tra il pensiero di Spinoza e le dottrine cinesi, che prima Bale e poi anche Malebranche andranno ad evidenziare, in una lettera a Puget, ma anche nel Nouvel Athéisme Renversé, del 1700, non nell'Incrédule la menée à la religion, ma nella lettera a Puget del 1707, Lamy tende sempre ad operare un distinguo. Le système de Chinois est un peu différent de celui de Spinoza. Piuttosto, allora, se la novità non sta nel contenuto, sta nella forma, e come poi dirà Bale nella voce del dictionnaire, nel Nouvel Athéisme Renversé, la vera originalità del nuovo sistema di Spinoza sta nella stringente concatenazione del more geometrico. Ecco, in questo sta la forza persuasiva e anche corruttiva del pensiero di Spinoza, che trova un'accoglienza particolare soprattutto tra i cosiddetti esprit fort. E allora la forza del sistema spinoziano, la sua forma più che la sua materia, fa però, secondo Lamy, anche la sua debolezza. Si tratta di trovare il punto di Archimede su cui far leva per scardinare la concatenazione geometrica. Come scrive, si tratta di forzare il sistema a distruggerlo, il che è possibile soltanto adottando lo stesso metodo geometrico di cui Spinoza si è servito. Ecco perché Lamy redige inizialmente la confutazione se non la metode geometrica, e soltanto dopo, quando il censore glielo chiedono, aggiunge la confutazione secondo il metodo comune, perché come scrive Mabillon in una lettera del 1689, se a cette liaison, a cet enchaînement qu'il faut s'entendre, sans cela, il répondra à toutes vos exclamations, questo è buono per la predica. Ma non soltanto, cioè Lamy è anche convinto che il metodo geometrico sia quello più consono alla metafisica, e malgrado il titolo Etica, che Lamy traduce con morale, quella di Spinoza, e in particolar modo la prima parte, è una metafisica pura. Quindi quello che viene a profilarsi nelle pagine della confutazione geometrica è uno scontro tra metafisiche. Alla metafisica di Spinoza e ai mostri che contiene, Lamy va ad opporre la sua metafisica cartesiana, perché prende sul serio quello che Descartes scriveva nella lettera dedicatoria ai dottori della Sorbona, che precedeva le meditazioni metafisiche. Anche per Lamy i compiti della metafisica sono due: provare il preambula fidei e difendere la religione dagli attacchi dei libertini e degli empi. L'operazione quindi di Lamy nel Nouvel Athéisme Renversé, anche soprattutto nella Refutation selon la méthode commune, sembra chiara. Cioè si tratta di ribaltare contro Spinoza quello che Spinoza scriveva nell'appendice della prima parte dell'Etica, e cioè fondamentalmente che sulla base di un'immagine fittizia di se stessi, gli uomini hanno forgiato un'immagine fittizia di Dio. Per Lamy è dall'abuso della metafisica e della ragione che Spinoza si è forgiato, si è immaginato l'idea brutale di un Dio macchina, e conseguentemente ha ridotto anche l'uomo ad una macchina, ad una bestia, fatalmente trascinata da una brutale vertù. Spinoza misconosce Dio e misconosce sé. Per Lamy l'errore di Spinoza deriva dal confondere pensiero e realtà, dal mêler ses façons de penser de la nature des choses mêmes. La sostanza spinoziana è unica, come diranno poi anche altri cartesiani, è solo un'astrazione, un universale, che è il frutto di una costruzione mentale e non una realtà esistente. Il Benedettino porta questo esempio: il nostro spirito può concepire con una stessa idea tutti gli uomini, spogliandoli col pensiero di tutte le loro determinazioni, delle circostanze che li distinguono, così da considerarne uno e non i singoli, non Pietro, non Paolo, non Giacomo in particolare.
La stessa cosa fa Spinoza con la sostanza unica, trasportando poi quell'astrazione nella realtà esterna e introducendo nella natura l'universale a parte rei, scotista, di memoria scotista. E per converso ritiene che gli attributi, cioè le diverse maniere di pensare a quella sostanza, che non sono che pensée, che idee, siano altrettanti esseri. Cette illusion, scrive Lamy, è une des plus fécondes sources des erreurs di Spinoza. Nella prima sezione della confutazione geometrica, Lamy si serve della definizione di sostanza per abbattere la proposizione 2 della prima parte dell'etica, quella che recita: due sostanze aventi attributi diversi non hanno nulla in comune tra loro. Non posso seguire passo passo il discorso di Lamy, mi limito a qualche suggestione davvero minimale. Lamy è un buon traduttore di Spinoza, è un traduttore fedele e conosce molto bene Spinoza. Accetta la definizione di sostanza fornita da Spinoza, che quasi non modifica. Quindi, j'entends par substance ce qui est en soi-même et ce qui est conçu par soi, c'est-à-dire cet être ou cette chose dont on peut se former l'idée, sont les secours de l'idée d'une autre chose. Tuttavia, quando si tratta di mettere in campo nella proposizione 1, nella propria proposizione 1, l'idea della substance enferme nécessairement l'idée de l'être et celle de ses propriétés correspondantes, l'unité, la vérité, la bonté, la mia afferma da un lato che l'idea di sostanza include l'idea di essere, che a sua volta include l'idea delle sue proprietà, di modo che chi dice sostanza dice essere, chi dice essere dice uno, vero, buono. Dall'altro aggiunge anche un chiarimento in rapporto alla seconda parte della definizione di sostanza. Nel corollario pone questa avvertenza: il fatto che della sostanza se ne possa formare l'idea senza bisogno dell'idea di un'altra cosa va inteso solo nel senso che la sostanza, non essendo un modo, non ha bisogno dell'idea di un'altra cosa che lui serve sujet. La sostanza quindi è soggetto e perciò è concepita per sé e non per via di altro. E quindi non ha bisogno di un altro soggetto, semplicemente. Nel proseguo del suo ragionamento, Lamy conclude che tutto il sistema di Spinoza si fonda su questo equivoco, quello di ritenere che la sostanza non ha bisogno dell'idea dell'essere per essere concepita, idea dell'essere che implica le sue proprietà, quando invece l'idea di sostanza non necessita semplicemente l'idea dell'idea di un soggetto, essendo essa stessa soggetto. Quindi, corretto, secondo Lamy, che la sostanza sia per sé, cioè soggetto, scorretto l'esclusione di ogni altra idea comune. In questo, per il benedettino, si consuma lo stacco rispetto a Descartes, che considera la sostanza ce qui peut subsister indépendamment d'un sujet, però aggiunge anche che la nozione di sostanza creata è comune alle sostanze materiali e immateriali. Contro il monismo spinoziano, Lamy sceglie dunque una definizione di sostanza che la caratterizza come indipendenza in termini di predicazione, tale da poter valere indifferentemente per Dio e per le sostanze create, la perseità come non inerenza o indipendenza dal soggetto. Evita completamente la definizione di principi 1.51, come resta quita existit ut nulla alea re indigeat ad existendum, che segnava il passaggio dalla perseità alla seità e dal soggetto immediato in cui esistono le proprietà alla causa. Probabilmente perché Lamy mira a lasciare in ombra il più possibile la distinzione infinito e finito e soprattutto l'indipendenza causale dell'infinito. E questo spiega anche perché non accetti categoricamente la definizione spinoziana di Dio come essere assolutamente infinito, preferendo invece far leva su Dio come l'être souverainement parfait. D'altronde, se Dio è l'essere assolutamente infinito, racchiude formalmente e non solo eminentemente nella sua essenza tutto ciò che è reale, tutto ciò che indica perfezione e realtà, allora, come scrive Spinoza, le procès et l'idée sont allées plus loin, la via verso il Dio unica sostanza di Spinoza è aperta, tanto più se per perfezione si intende realtà o entità qualunque. Così facendo, Spinoza finisce per far rientrare nella natura di Dio tutto quello che è reale, qualunque cosa esso sia, e allora sarà composto dalle pietre, dai metalli, dai vegetali, dagli animali. Sarà un essere per aggregazione.
Quindi è nell'ens summe perfectum della quinta meditazione, ma anche dell'esposé geometrico, delle seconde risposte, che la Mi cerca l'alternativa al Dio spinoziano. Se perfezione va intesa come excellence e in excellence infini, allora, che esclude ogni difetto, a questo punto Dio sarà puramente spirituale, data la superiorità dello spirito sul corpo, sarà saggio e sarà perfettamente libero nella creazione. Mi avvio alla conclusione. In una lettera del 1698, Malebranche annunciava a Berrand la pubblicazione del libro contro Spinoza di Lamy e chiosava in questo modo: «Je ne sais si c'est fou et Satan qui mérite une réponse». Al Benedettino, peraltro, fin dal principio, insomma, Malebranche era rimasto perplesso dall'operazione di Lamy. Infatti gli aveva scritto nella lettera del 2 novembre del 1684: «On pourrait néanmoins prouver les vérités qui l'attaquent sans faire mention de lui, e peut-être que cette manière serait assez utile». Questa in effetti era la strategia che Malebranche aveva utilizzato contro Spinoza. Ma anni dopo, morto ormai Lamy, l'oratoriano si trova alle prese con il giovane Jean-Jacques Dortus de Meyron, affascinato da Spinoza. E Dortus de Meyron ha letto Le Nouvelle Athéisme renversé e condivide appieno l'idea che soltanto una confutazione geometrica possa rispondere a Spinoza. Nella lettera a Malebranche del 6 maggio del 1714 si esprime in termini molto vicini a quelli usati dal Benedettino nel Nouvel Athéisme renversé. La maniera dei geometri è la voie la plus courte, la più facile, la più conforme al buon senso è la moins capzieuse. Ciò che fa la forza del sistema spinoziano fa anche la sua debolezza. E quindi chiede questo giovane impertinente, brillante, deluso dalla refutation prétendue geometrique di Lamy, chiede a Malebranche di indicargli geometricamente qual è il punto debole, qual è in sostanza il primo passo falso che ha condotto Spinoza nell'abisso. E Malebranche anche questa volta sfugge al confronto e risponde a Dortus de Meyron con una parabola, questa parabola che vi parafraso. Cioè, veramente una parabola, io l'ho trovata divertente. Ci sono un filosofo, un geometra, un malato di gotta. Il geometra dice al malato di gotta: voi credete di avere la gotta, ma così non è, e ve lo dimostro. Il dolore può essere causato soltanto o dal vostro corpo, o dalla vostra anima, oppure da Dio. Ma non può essere causato dal corpo, perché il corpo non può agire sull'anima, chiedetelo al filosofo. Non può nemmeno essere la vostra anima che si tormenta da sola, perché se il dolore dipendesse da voi non ne soffrireste. Infine non può nemmeno venire da Dio, perché Dio, non conoscendo il dolore, non può produrlo in voi. Questo è dimostrato. Chiedetelo al filosofo. Oppure mostratemi il difetto della mia dimostrazione. E il malato di Gotha risponde in questo modo al geometra: so che è falsa e che mi state prendendo in giro. Addio. Malebranche trae questo insegnamento da consegnare a Dortus de Meyron. Il vero fedele fa come il malato di Gotha. Non ascolta quelli che attaccano la fede per non essere imbarazzato da obiezioni che non potrebbe risolvere, perché perdere la fede è perdere tutto. E la fede viene solo dalla rivelazione e non dalla speculazione sulle idee chiare, la matematica e i numeri. Ecco, io penso che se fosse stato ancora vivo, invece Lamy non avrebbe mancato di rispondere a tono all'aspirante libertà spirituelle, ci avrebbe provato a dissipare i dubbi di Dortus, convinto com'era, contrariamente a Spinoza, ma anche a questo punto contrariamente a Malebranche, che la rivelazione né che per les esprits raisonnables. Grazie mille. Grazie mille Elena Rapetti per questa relazione così densa e per questa conclusione che effettivamente va un po' a risollevare la fisionomia di questo Benedettino, che nasceva, se ricordo bene, come uomo di battaglia, insomma, era diventato monaco perché era stato salvato da un colpo di spada da una copia delle regole di San Benedetto che aveva sotto, questa è la leggenda, che aveva sotto il cappotto. Ora, vista la connotazione dell'ateismo di Spinoza emersa dall'opera di Lamy, si capisce anche
a quale Spinoza facesse riferimento l'ultimo Voltaire, insomma, non è proprio un ateo, lo Spinoza è il teorico di un Dio impersonale, un Dio che è causa, un Dio che è un essere universale, che è fonte delle idee, che è origine di tutti i valori della condotta umana. E con questo abbiamo ristabilito una linea di continuità fra i nostri due autori. Io adesso lascerei la parola a eventuali contributi dei 19 partecipanti. Se ci sono domande, possono farle in chat o direttamente palesandosi, accendendo il microfono e la camera. In attesa che ciò succeda, io potrei rivolgere due domande, non sono neanche domande, sono proprio due richieste di aiuto, sono due curiosità da soddisfare. Una per Maria Laura Lanzillo. Effettivamente ho perso il riferimento iniziale. Questa considerazione per cui Spinoza sarebbe un discepolo traviato di Descartes, in quanto materialista, a che periodo risale? Prima domanda. Seconda domanda, rispetto alle ultime cose dette durante la tua relazione, e cioè alle considerazioni che Voltaire consegna all'articolo delle questioni sull'enciclopedia, perché se ho capito bene, Spinoza a un certo punto, nella caratterizzazione che ne dà Voltaire, smette di essere un materialista, smette di essere un ateo, cioè smette di essere quel filosofo che era stato criticato da Bale, il quale invece a quanto pare si era sbagliato. Allora, se ho capito bene, questo cambiamento di atteggiamento di Voltaire nei confronti di Spinoza è dovuto all'irruzione nello scenario dell'ateismo, quello sì, schiettamente materialistico, di D'Holbach. E quindi sembra quasi che Voltaire senta, non lo so, la necessità di, appunto, di separare il materialismo duro e puro di D'Holbach e quell'ircocervo ateo che era lo spinozismo. E io mi chiedo perché. Perché non ha approfittato per continuare ad agitare lo spauracchio dello spinozismo anche contro Holbach, come del resto facevano tutti? Questa è la mia curiosità. E faccio un'altra domanda a Elena Rapetti, e anche qui, sempre nella parte iniziale della relazione, non ho ben capito. Ioè, nella sua Censura filosofica cartesiana, fa riferimento al, tu hai detto giustamente, Cartesio nuoce gravemente alla salute, ma fa anche riferimento al fatto che, in quanto cartesiano, anche Spinoza nuoce gravemente alla salute. Nella Censura fa menzione proprio dello spinozismo. E poi la seconda domanda è, allora, più volte emerge questo riferimento ai libertini, i libertini spirituali. Allora, c'è una connotazione precisa della figura del libertino nel Trattato di Lamy? Perché sto pensando, data come dire, la contiguità, almeno in quel periodo, fra l'arcivescovo di Cambrai, Fénelon, e il benedettino Lamy, sorprende invece leggere di lì a poco una lettera, che poi però viene pubblicata, di Fénelon, in cui dice: la grande moda dei libertini di oggi non è affatto quella di seguire lo spinozismo. Allora io mi chiedo, a quali libertini stava facendo riferimento François Lamy? E poi concordo anche, adesso mi viene in mente un'altra cosa, poi nel flusso di coscienza, concordo sul fatto che, anche se appunto, forse in ossequio alla congiura del silenzio, anche se non parla di Spinoza in tutte le opere, però la mia spesso in mente Spinoza, non so, nei Premiers, Le Monde des Sciences, eccetera. Però questa è una cosa che nota anche Pierre Sylvain Régis, quando nel 1704 scrive 15 pagine di confutazione dello spinozismo, e in chiusura si lascia scappare questa frase, in cui dice: se volete trovare delle confutazioni solide di Spinoza, andate a vedere il libro di Lamy, Le Nouvel Athéisme Renversé, e anche tutti gli altri.
come se effettivamente ne avesse scritte diverse di confutazioni di Spinoza, Lamy, e non soltanto quella ufficialmente dedicata alla confutazione di Spinoza, ma anche in altre opere. E, ok, mi fermo qui. Io mi fermo qui. Chi vuole, possiamo passare alle risposte, sì. Passiamo alle risposte? Sì, se ci sono altre, non vedo altre richieste di... No, non vedo. Scusa, posso fare una domanda? Paolo Quintino, prego. A entrambe le relatrici, intanto felicitandomi per la ricchezza dei contributi, dati, soprattutto riguardo Voltaire. Ecco, una domanda, una curiosità riguarda un po' l'assenza che mi è sembrato di riscontrare in entrambe le relazioni concernente poi la diffusione di Spinoza in Francia di Henri de Boulainvilliers, cioè la sintesi così brillante e libertina che Boulainvilliers fa nella sua refutazione del Sartre di Spinoza. Ecco, quale ruolo, se l'ha avuto, svolge questo testo, che poi è un testo singolare perché non è una confutazione, ma è piuttosto un'esposizione precisa e completa delle opere di Spinoza, dove c'è tutto tranne la confutazione, no? Ecco, questo testo, e poi la figura di Boulainvilliers, secondo me è abbastanza rilevante, insomma, in questo contesto francese, no? Tutta la letteratura clandestina, insomma, emana dall'opera di Boulainvilliers. Ecco, solo questa domanda qui. Grazie. E grazie, c'è anche un'altra domanda, Maria Franca Spallanzani. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per questo invito e complimenti per queste due bellissime relazioni che in qualche modo ci mettono in condizione di continuare sugli studi di Spinoza in Francia nel Settecento. Allora, io sono una fan di Descartes, come voi sapete, ho seguito tutte le storie di Descartes e vabbè. Allora, la prima domanda che vorrei fare alla professoressa Lanzillo è questa. In Francia, in questo periodo, c'è la grande voce, la voce difficile di Lametrie, che scrive un'Histoire naturelle de l'âme, ispirato fortemente a Spinoza. C'è Condillac, che scrive appunto il famoso Traité des Systèmes. Mi chiedo se c'è la grande questione della Cina, su cui Voltaire prende ripetutamente posizione. Mi chiedo se queste, come dire, enfasi da parte di Lametrie, reduzio dalla parte di Condillac, che ripropone la questione Spinoza non tanto dal punto di vista degli esiti, se ci sono, verso il materialismo, l'ateismo, l'ilozoismo di Droe e tutte queste cose, quanto dal punto di vista di un'analisi di tipo gnoseologico, per cui appunto ferma Spinoza subito alle prime armi. Mi chiedo se appunto, viste le relazioni anche di Voltaire con D'Alembert, con Lametrie, con Condillac, ci sia in qualche modo un dialogo di Voltaire con questi personaggi, e se la questione cinese, che tanto appassiona, cioè è stata evocata la Cina e Spinoza, cioè Malebranche scrive questa magnifica opera che è una confutazione dei cinesi in quanto spinozisti, e comunque anche in fondo nell'articolo del dizionario sulle catechisme
De Chinois si sente la voce di Spinoza nella voce del cinese. Mi chiedo, appunto, chiedo alla professoressa Lanzillo se ha sentito nel suo Voltaire questo frusciare in qualche modo di questa situazione. Ecco, per quanto riguarda poi l'altra bellissima relazione sulle amiche, di cui io sono una fan, il problema giustamente è quello di prendere le distanze più o meno, di fissare un po' le distanze tra Descartes e Spinoza, che già Leibniz aveva evocato. Già Leibniz aveva messo nella De Vita di Cartesi, aveva già evocato queste contiguità, questi pericoli, e di cui in fondo lo stesso Descartes era cosciente nel momento in cui usa... Era cosciente ovviamente in modo anacronistico, nel momento in cui usa tutta la terminologia della sostanza con tanta delicatezza, appunto, solo nei principia. Cioè questa, come dire, nel momento in cui si sta affermando in Francia, dopo l'esilio di Descartes, dopo la condanna di Descartes, Descartes sta diventando invece una fonte importante per l'ortodossia. Ecco, ci sono queste operazioni, se questo è sensato, di presa di distanza, di definizione della distanza tra Descartes e Spinoza, come dire, che appunto tutta la Germania in questo periodo discute, tutta la Germania, a partire da Leibniz, ma tutta la Germania discute su questa cosa. Tanto è vero che appunto sappiamo che Brucker proprio dedica un grande capitolo se Descartes sia Anspinozismi Autor nella storia critica filosofica. Sono due domande enormi, me ne rendo conto. Grazie. Grazie, io farei le ultime due domande, Antonella Del Prete prima e poi a seguire Diego Donna. Salve, grazie Fior Michele, grazie alle due relatrici che saluto caramente, sono contenta di averle riviste almeno su schermo, e così come di aver rivisto parecchi amici e amici. Dunque, anche io una e una. Maria Laura, dunque mi sembra, però potrei aver frainteso la tua esposizione, che nell'ultimo Voltaire che tu ci hai presentato, in qualche modo coesistano due valutazioni di Spinoza. Una, e va nel senso di quello che diceva anche Fior Michele, una valutazione di Spinoza non più tanto come un ateo materialista, ma come quello che noi chiameremmo un panteista, e cioè qualcuno che appunto immette Dio della natura, e a questo punto sarebbe meno pericoloso appunto del materialismo di Budolbach, che però proprio alla fine accennavi al fatto che proprio il carattere militante della filosofia di Voltaire lo porta a distinguere appunto l'ateo di biblioteca dal principe ateo, quindi anche gli ateismi, diciamo, si differenziano in base alla loro capacità di penetrazione nella società, e quindi Spinoza potrebbe continuare a essere un ateo, semplicemente è illeggibile e quindi come dire, scarsamente pericoloso. Volevo sapere se appunto effettivamente queste due posizioni coesistono. E se coesistono, come te le spieghi in qualche modo, se c'è semplicemente appunto una coesistenza dovuta al fatto che di volta in volta Voltaire si affronta una battaglia diversa e quindi si forgia delle armi diverse.
E invece all'altra bravissima relatrice, una domanda erudita, perdonami. La domanda erudita è questa. L'accostamento Descartes-Spinoza appunto viene fatto immediatamente in ambiente olandese appena viene pubblicato il teologico politico di fatto, cioè senza nemmeno aspettare l'etica. E in ambiente olandese pure, seppure più tardi, se non ricordo male, rispetto all'Amici, c'è una confutazione, quella di Wittig, sempre dell'etica. L'Ami conosceva, secondo te, aveva un minimo sentore di questi dibattiti olandesi, oppure i due mondi, insomma, viaggiano parallelamente in qualche modo e separati? Grazie. Io direi che possiamo rispettare l'ordine degli interventi e facciamo prima le risposte su Voltaire e poi quelle che riguardano la mia. D'accordo. Intanto grazie molte per queste domande e per anche le suggestioni che dalle vostre riflessioni e domande mi vengono. Allora, puntualmente, Fior Michele, mi chiedevi a che periodo risale in qualche modo la triade materialista e quindi questo mettere insieme Cartesio, Hobbes Spinoza. La troviamo già citata nella tredicesima delle Lettere filosofiche e poi c'è nel Trattato di Metafisica, che è del 1738. Quindi diciamo già dagli anni 30 ritornerà più volte, sempre con un warning quando si legge Voltaire, perché c'è da chiedersi quanto certe cose le debba scrivere per tutelare i suoi scritti dalla censura e quindi dire: lo so benissimo che i cattivi sono quelli, io non li seguo nel modo più assoluto, per carità, io sono contro, per poter diffondere i suoi scritti, che è uno dei grandi obiettivi di Voltaire, e quanto invece ci sia di veramente polemica filosofica nel testo. Questa è una delle grandi difficoltà, perché è evidente che molte volte appunto glieli mette sperando di passare la censura, che come sappiamo non passava comunque, perché Voltaire è tutta Europa sa chi è e chiunque lo insegue. C'è da dire però appunto che lui alcune di queste cose effettivamente, cioè appunto crea questa maxi categoria in cui mette insieme tre autori che poi sono così diversi fra di loro, perché in realtà non ne capisce fino in fondo il sistema, non ne capisce fino in fondo la metafisica, ma non gli interessa neanche, perché quello non è il suo problema. Il suo problema non è una polemica filosofica, è una polemica filosofica con obiettivo politica sociale, è sempre quello. Lui scrive appunto per combattere e lo ripeterà costantemente anche nella polemica con Rousseau, a cui appunto imputerà di non combattere abbastanza. La seconda domanda che mi facevi, Fior Michele, riprende è stata ripresa alla fine anche da Antonella. Sì, Spinoza diventa, almeno nella lettura che ne faccio dai passi volteriani, meno pericoloso, certamente perché lo leggono in pochi, mentre il barone d'Holbach è pericolosissimo, perché è dentro un contesto in cui quelle idee si possono diffondere molto. E Voltaire rimarrà fermo per tutta la sua vita nell'idea che un Dio ci vuole, un Dio che è un'intelligenza non personificata, un Dio che è assoluta libertà e assoluta indifferenza, quindi non è un Dio che si mischia delle cose umane,
ma un Dio ci vuole come garante della giustizia. E poi, man mano che va avanti la battaglia per la tolleranza e l'infamia, inventerà anche il Dio remuneratore, vendicatore per il popolo, perché finché il popolo non è diventato illuminato, è per tenerlo buono qualcosa bisogna dargli, e quindi fargli paura con un Dio che dà premi e ricompense può essere utile. Quindi questa è la posizione, diciamo, è la teologia politica di Voltaire. Spinoza è meno pericoloso, perché comunque il fatto che esista un'intelligenza nemmeno lui osa negarlo, lo scrive in continuazione, e quindi in qualche modo prova a ridurre il Dio di Spinoza al Dio della religione naturale, nel corsincretismo tipico suo. E poi perché appunto non lo legge nessuno. Se in fondo fossimo tutti filosofi e dotti, potremmo essere serenamente atei, perché non produrremmo nessun problema per la società, perché i filosofi indotti sono razionali, sanno come comportarsi, non creano problemi. Ma visto che non lo siamo, allora appunto è meglio che non ci sia il principe ateo. Quindi ci può essere il filosofo ateo, ma non il principe ateo, perché al principe ateo è dato di governare la società, e uno dei problemi è mantenere la pace. Nella sua confutazione, nel suo trattato, scusate, sulla pace perpetua, Voltaire dirà che la pace perpetua è data dalla tolleranza. Quindi questo è uno dei motivi. Togliamo la religione come motivo politico, la possiamo al massimo tenere come questione filosofica, dove possiamo anche discutere dell'ateismo, ma non può essere una questione di ordine sociale politico, perché crea problemi. Se lo guardi Antonella come un filosofo, come lo spieghi? Perché è un filosofo un po' pasticcione, perché non è rigoroso, quello assolutamente, quindi mischia, ma è pasticcione e non è rigoroso, se lo guardi, perché a lui quello non interessa, lui non è lì a fare il filosofo, ma è lì a fare il filosof, è quello su cui è impegnato e lotterà tutta la vita. Poi appunto, in realtà, attraverso Voltaire può essere anche letto, io lo vedo così, come uno snodo concettuale importante per il passaggio e la trasformazione di alcuni concetti politici che tengono in piedi la modernità politica. Però, diciamo, forse nonostante lui, forse per il lavoro appunto che fa sulla tolleranza, la tolleranza universale, quel qualcosa che sta per portare poi al diritto di libertà religiosa, certamente il passaggio voltairiano è fondamentale. Però appunto è vero, cioè tiene insieme un po' troppe cose, ma perché ha appunto un obiettivo molto più importante. Cioè, queste cose che Voltaire scrive sono gli anni 1768, 1770, cioè sono proprio gli anni dell'infuriare, e l'ancien regime sta per crollare, appunto sappiamo bene cosa sta succedendo in Francia. Quanto a Boulainvilliers, sicuramente appunto è fondamentale per la conoscenza che Voltaire ha di Spinoza, perché a lungo Voltaire conosce l'etica solo attraverso quella refutation, che in realtà appunto, come diceva Paolo Quintilli, è tutto fuorché una refutation, e è la sua fonte di Spinoza. Ecco perché appunto è uno Spinoza appunto molto materialista, quello che legge Voltaire. Maria Franca Spallanzani, certamente Voltaire, beh, appunto, conosce, sappiamo bene, la metrie con Condillac, ma a questa, soprattutto diciamo nell'infuriare della battaglia, a partire dagli anni 60, quando poi scoppierà il caso Calas, il problema neurologico non è il suo problema, perché la sua urgenza è sempre soltanto un'urgenza politica, questo piega tutto. Anche la Cina e tutto quel dibattito che lui conosce, perché appunto in realtà era uno che leggeva moltissimo, corrispondeva con tutti, quindi era pienamente in mezzo al dibattito del suo tempo, gli serve sempre per utilizzare la Cina come lo specchio rovesciato di quello che noi non siamo in Europa. Quindi sì che i cinesi
ha capito che c'è una divinità che però appunto non è una divinità che si impiccia troppo delle vicende degli uomini e che ha dato ad alcuni poteri e che appunto l'infrazione della legge è anche l'infrazione della legge religiosa, loro sì che sono in qualche modo una testimonianza che l'idea di un essere naturale è l'idea vera, perché vedi che la ritrovi anche nei cinesi, quindi che sono così distanti, quindi esiste. Sono solo i preti che ci hanno raccontato un mucchio di fandonie per dominare, porre appunto il loro dominio che è fondato sulla superstizione e il fanatismo, ma se andiamo a vedere gli altri popoli troviamo invece che queste sono le idee che loro hanno e che quindi vuol dire che sono appunto corrispondono in qualche modo a una qualche realtà, mentre qua abbiamo solo superstizione e fanatismo. Però di nuovo anche lì non c'è un vero interesse per la Cina, cioè è un po' l'uso che Montesquieu fa nelle lettere persiane. In realtà cioè, l'obiettivo è sempre una critica del suo mondo, delle sue istituzioni. Anche nell'ABC appunto continua a dire c'è un'intelligenza che anima il mondo, nemmeno che è il dialogo più politico di Voltaire, nemmeno Spinoza osa negarlo, quindi che lo chiama a conferma, a quel punto è anche una retorica politica secondo me quella che si trova in Voltaire, perché lui ha altri problemi. A differenza, per esempio, sentivo appunto sull'AMI, la mia problema più reale col testo di Spinoza, che Voltaire non ha così. Grazie Maria Laura Lanzillo. Prima di passare, io per lo zelo di moderatore ho fatto un po' il censore, c'era anche un'ultima domanda in coda che raccoglierei prima di passare la risposta alla seconda relatrice, Diego Don. Ah sì, Fior Michele, grazie. No, ma io sarò davvero telegrafico, è più che una domanda un'impressione che volevo rivolgere ad Elena Rapetti, che ringrazio moltissimo per la sua relazione densissima ed estremamente dotta. No, un'impressione, ho come l'impressione appunto che la risposta piuttosto evasiva che Malebranche la risposta piuttosto evasiva di Malebranche ad Ortus sulle strategie di confutazione dello spinozismo sia in qualche modo una spia, la spia di una consapevolezza che sta emergendo, quantomeno è forte in Malebranche, del fatto che la rivoluzione concettuale introdotta da Spinoza, introdotta dall'etica, per ciò che attiene i rapporti tra finito e infinito, il problema della causalità, renda, se non inadeguate, quantomeno insufficienti, gli strumenti di critica che provenivano dall'armamentario della teologia razionale o della scolastica cartesiana. E da qui l'emergere di nuove piste di ricezione critica o di uso dello spinozismo, cui facevano riferimento prima anche Paolo Quintili, che troveranno, e anche Maria Franca Spallanzani, che troveranno appunto il loro sbocco da un lato nel sistema della natura, trovano appunto sbocco nel sistema della natura di Bourainvilliers, ma dall'altro anche nella critica allo spinozismo e più in generale ai sistemi metafisici, ai sistemi illegittimi, come li chiama Condillac, del Seicento, alle metafisiche del Seicento, che passa attraverso una critica del linguaggio filosofico. Quindi appunto il Trattato dei Sistemi del 1749, appunto nuove strategie di critica, di uso, di smontaggio della macchina teorica di Spinoza che ormai, ecco, abbandonano per così dire, no? le vecchie strategie appunto di contestazione legate, ecco, agli strumenti della scolastica cartesiana, diciamo così, al cartesianesimo. Così era un'impressione, mi chiedo. Elena Rapetti, grazie. Vado, comincio, va bene. Grazie. Allora, magari comincio dal fondo, ecco. Ma io non sono una specialista di Malebranche, abbiamo qua con noi Mariangela Priarolo, insomma, penso che qualcun altro possa fare l'avvocato di Malebranche se serve un avvocato di Malebranche. A me quello che ha colpito è, fin dal principio, insomma, a partire da questa lettera del 1684, quando ancora... c'è un buon rapporto, insomma, tra la mia Malebranche, perché la mia lo sta difendendo Malebranche. Ecco. Poi dopodiché rompono, si riconcilieranno
e perché è passata un po' storiograficamente l'idea che Lamy non sia altro che un grand copista, il grand copiste de Malebranche. Bon, finalmente, per quello che ho potuto vedere, mi pare che non sia del tutto copista de Malebranche. E già quella lettera dell'84 mostra bene come si muovono su due terreni completamente differenti. Malebranche, la mia impressione, è che ha sempre cercato di schivare il confronto a viso aperto con Spinoza, ma probabilmente perché c'ha dei problemi suoi, e c'ha dei problemi grossi. L'estensione intelligibile del testo Doni è un problema grosso, ma Lamy questo problema non ce l'ha, e quindi può tranquillamente porsi a viso aperto. Quindi forse era l'unica strategia quella di non andargli contro direttamente, e l'ho trovata sinceramente una mossa di debolezza estrema, quella di rimandare Dortus de Meyron alla rivelazione, sì, quando lui ha costruito una teologia razionale. Cioè, sì, è curiosa questa cosa, no? E quindi non direi che aiuta ad elaborare nuove strategie, anzi, al contrario. Bale non per niente riprende Malebranche quando è ora di creare il caos. Quindi non la vedo come una nuova strategia, che, non lo so. Ma quantomeno denuncia un problema, ecco. Esatto, sì, denuncia un problema, però denuncia un problema che la mia meno. Allora, Lamy non ha questo problema, secondo me. Un po' è un effetto, può essere un effetto ottico che non abbia questo problema, cioè l'effetto ottico è il seguente: il povero Lamy viene estromesso dall'insegnamento prestissimo, quindi la sua filosofia è andata perduta, non c'è niente, ci sono solamente delle immagini che sono probabilmente il supporto di quello che poteva essere il suo corso, tra cui una che vi ho riportato, dove c'è quest'albero, che è l'albero che corrisponde fondamentalmente all'istituzione di Bourchon. Quindi per certi versi potremmo trarne qualcosa, ma nemmeno avremmo Lamy guardando a Fénelon. Da questo lato mi sembra che abbia meno problemi di quanti non ne possa avere Malebranche, proprio perché ritiene che i corpi li conosciamo grazie a Dio, ma in se stessi, cioè non li vediamo sicuramente in Dio, quindi non ha, anzi Dio è completamente spirituale, assolutamente spirituale. E mentre, tornando dal principio, effettivamente io ho messo la seconda delle due opere che sono solidali, 1600 dell'attacco del Pierre Daniel, come lo chiamo io, a Cartesio. Quindi 1689 la censura, e poi però c'è anche il carico da 40 delle Annetane Questiones, dei Concordi a Razione Sette Fili del 1690, dove lì è ancora più chiaro, diventa ancora più chiaro, non solo accennato, cioè mentre nella censura c'è quel paragrafo tremendo, Officit Fidei, Cartesio nuoce gravemente alla fede, dove le questioni sono quella che era già trita ritrita dell'Eucaristia, ma anche la questione del presunto eliocentrismo di Cartesio, e nelle Annetane diventa chiaro che sono due forme di razionalismo, cioè sono due facce della stessa medaglia di questa ragione aggressiva che pretende di sottomettere i dettami della fede alla propria ragione. Ecco, questa è l'accusa che viene fatta ad entrambi da parte di un UE che credo ignori completamente l'etica, la ignora, nel senso ha preso in considerazione il trattato teologico-politico, ma sull'etica è andato, sì, ma non ne fa nemmeno menzione. Usa la strategia di Malebranche, è empio, non si vede perché attaccarlo. Ecco, quindi sono quelle due lì, e sicuramente, almeno penso che Schmalz in maniera anche convincente abbia mostrato come la censura sia alla base di, se si va a guardare poi il testo veramente del 1691 dell'accusa, delle accuse, la nuova ondata, la nouvelle vague contro di nuovo Cartesio, sicuramente la censura è, ha una parte in tutto questo, ha una parte rilevante in questo. E mi leggo alla questione del rapporto, quindi della distanza o meno tra Descartes e Spinoza, a questo punto, distanza che non c'è
per un UE, ma non c'è nemmeno tutto sommato per l'AIMS, perché l'AIMS voleva ben pubblicare il suo confronto con Cartesio, lo voleva mettere in coda alla seconda edizione, all'edizione del 1694 della censura, quindi c'era una consonanza da quel lato. Uno può dire che lo fa per difesa, per difendere il buon nome di Cartesio, ma io credo che questo Lamy sia proprio un fissato, nel senso al contrario, cioè che sia in buona fede, che Lamy sia assolutamente in buona fede. Lamy è convintissimo che Cartesio non c'entra niente con Spinoza. E, nel parallelo, in effetti, fa parlare persino Spinoza, anzi fa parlare Spinoza. E fa parlare Spinoza, fa parlare Meyer, cioè per mostrare quali sono i punti di stacco. Quindi dal punto di vista di Lamy, nella misura in cui c'è un Dio, che è un Dio spirituale, nella misura in cui trascendente, cioè, nella misura, lì il problema. Ma sì, ma nella misura in cui la libertà è il motivo per cui siamo immagine e somiglianza di Dio, cioè... E la libertà è intesa come potere di scelta, come determinazione intrinseca, però voglio dire, una libertà è intesa in maniera completamente opposta rispetto a quella libertà necessità spinoziana, non riesce a capacitarsi di come sia possibile che ci sia un accostamento del genere, se non sulla base di queste, se non sulla base di sostanza, modo, attributo. Però poi quando è ora di ristabilire, ecco, quando è ora di ristabilire i piani, è vero che un Lamy, ma perché non vuole salvare Cartesio, perché quello è il suo Cartesio, ed è un Cartesio consonante ancora con l'idea di una metafisica dell'ens, dell'ens in quanto mensa, e quindi c'è dietro l'ens, c'è dietro... E che Cartesio diventa la bandiera di tutti, e quindi è chiaro che diventa, anche per introdurre Spinoza, ma Cartesio si difende da solo, tutta la... La macchina che fa sulla teoria della sostanza è geniale da questo punto di vista. Lui si accorge che se usiamo il termine sostanza per le creature e per... Tanto è vero che la res cogitans è res, non è sostanza. Tuttavia la bandiera... Cioè è chiaro che su Cartesio c'è un grande attacco da parte della... Cioè, immediatamente alla sua morte, un grande attacco su Descartes, proprio perché Descartes aveva rovinato tutto, quindi a questo punto bisognava farne la summa di ogni male, di ogni... poi per farne poi alla fine la summa di ogni bene. E questo è... E qua Lamy anticipa la somma ad ogni bene, nella misura in cui appunto per lui sono gli aristotelici che conducono all'ateismo, certamente certo. non Cartesio. E in effetti, a proposito dei libertini, non condivide l'idea di... Non ho trovato, ci ho provato, perché ho letto il tuo libro, Fior Michele, e quindi ho provato a sondare se lì poteva esserci una consonanza tra... Lamy e Fénelon, ma non c'è, nel senso che Fénelon, poi tu mostri in maniera molto convincente e avvincente che ha in mente Bale, ecco, ha in mente un Bale a un certo punto, no? Lamy ha in mente, fa una psicologia, spesso fa la psicologia del libertino, perché è un Pascal razionalista, non so come dire Lamy, ma i libertini sono davvero il suo chiodo fisso, gli increduli libertini, forse perché lui stesso ha vissuto, in gioventù lo è stato, credo che li abbia visti, credo che li abbia frequentati, credo che sia stato uno di loro, e quindi quando poi gli è accaduto quel che gli è accaduto, questa conversione così romanzesca, in effetti dedica il resto della vita a cercare di convincerli attraverso il nome della ragione. È un apologeta, questo fa la sua grandezza, possiamo dire che fa il suo limite anche, sì, evidentemente, forse sì, però quindi ritiene che non tutti i libertini siano spinozisti, certo, perché lo spinozismo è per pochi, come diceva anche
Voltaire in fondo, e cioè per quegli esprit fort, perché poi Libertas Piecuel sono ben gli esprit fort, come Dortus de Meiron, cioè gente che dice carta canta, adesso mi metto a fare una dimostrazione geometrica del perché la mia ha sbagliato, ecco. Quindi sono costoro i seducibili. Quanto alle confutazioni che conosceva, ecco, se non ricordo male, nel Nouvelatéisme renversé ne cita due, che dice di aver intravisto, ma di non aver nemmeno preso in considerazione. Quindi una che è quella di Aubert de Versé, che però sappiamo bene andava poi sul versante anticartesiano, anzi è quello che poi fa, dice dai, venite allo scoperto cartesiani. E l'altra è quella di Cuperus, ma non gliene piace nemmeno una, perché uno sociniano, e quindi già la Mi lo vede come fumo negli occhi, e poi perché entrambi fanno Dio esteso, e questa è un'altra di quelle cose che per la Mi è inconcepibile, e quindi evidentemente pensa sarebbe una perdita di tempo stare a prendere in considerazione le loro confutazioni. Devo dire, scusa, faccio una postilla, dice di non averle lette, poi però nella sezione dedicata all'incarnazione in realtà si vede che lui dialoga con quelle posizioni, perché è inutile dedicare una confutazione, una parte della confutazione di Spinoza all'incarnazione quando Spinoza è un tema a cui dedica poco spazio. E poi in realtà la posizione... Non sono d'accordissimo. Correggimi se sbaglio, perché la posizione che lui critica è quella squisitamente antitrinitaria dei sociniani e finitista, cioè un Dio finito che sta nel cielo. E quindi mi sembra che non sia in alcun modo rinvenibile in Spinoza una posizione di questo genere. Infatti c'è l'argomento, tipico degli spinozisti contro l'incarnazione. E poi però ci sono tutti gli altri contro l'incarnazione, però io l'ho letta così, ecco, siccome mi è sembrato, io lo conosco poco, l'ho incontrato per via di questo lavoro, quindi mi ha anche appassionato questo uomo, ma infatti c'è anche la parte sui miracoli che lui non sa come inserire, perché non rientra nella confutazione geometrica, però in qualche modo la deve inserire, siccome è uno preciso, si è letto tutti gli opera postuma. Infatti cita anche le lettere, sbaglia pochissimo, si confonde forse, io l'ho trovato in fallo solo due volte, in cui rimanda magari ad uno scoglio, invece non è lo scoglio, è un'altra cosa, e anche le epistole, si serve anche delle lettere di Spinoza, e si serve del trattato politico, ne traduce qualche piccola parte, e si serve del trattato teologico politico. E quindi anche il trattato teologico politico, se uno vuol fare, ha avuto tutti quegli anni per fare una refutazione di Spinoza, ci dice già che ci sono, ci butto dentro tutto. Quindi ci butto dentro l'incarnazione, che in effetti è un problema, e ci butto dentro anche i miracoli. Quindi io l'ho visto come un tentativo sempre di convincere anche il libertino impenitente, al quale è ben contento naturalmente che sia solo un uomo e che non si sia mai incarnato, cioè fa parte tantomeno il discorso del miracolo, lo vedo sempre in funzione, c'è addirittura una cura didattica nel Nouvelatéisme renversé, cioè davvero già solo il fatto che metta ancora le definizioni alla fine, che cerchi di fare, c'è un intento disperatamente didattico, nella speranza di, poi non tocca a lui, ma insomma nella speranza che il cuore di questi libertini insieme alla ragione siano toccate, insomma, dal suo discorso. Grazie per queste puntualizzazioni. Se non ci sono altre domande, ma adesso non mi affretto a dirlo, no, sì, non ci sono altre domande. Quindi io, a nome della Societas, ringrazio tutti gli intervenuti e ancor più ringrazio le due relatrici e
Ricordando che la relazione di Gianni Paganini prevista per oggi slitterà alla prossima sessione, quindi nel maggio 2023, ormai si va per piani quinquennali, io rinvio tutti al prossimo incontro del ciclo delle ricezioni spinoziane, anche qui l'anno prossimo, il 16 febbraio, Spinoza in Germania, con Carlo Altini, Giuseppe Danna e Paolo Quintili, che anche oggi è stato dei nostri. Grazie, grazie ancora. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Ciao, ciao. Buona serata, ciao. Grazie.